palestinese. I palestinesi decidono come resistere. Noi siamo a favore della resistenza palestinese. La cultura palestinese, che è una cultura antica, una cultura ricca, una cultura profonda e anche una cultura moderna. Farla conoscere, come vogliamo far conoscere la storia e vogliamo far conoscere l'attualità vera, non quella manipolata, non quella delle lacrime di coccodrillo dei nostri così buoni democratici, che sono sempre pronti a mistificare la realtà con il gioco, appunto, come dicevo prima, della parola sicurezza per Israele. Israele è solo un modo per essere sicuro: finirla con l'occupazione. Basta armi a Israele, basta accordi commerciali con Israele. Noi vogliamo la Palestina libera e vogliamo l'Italia fuori dalle complicità con i criminali. Abbiamo un sogno, è un sogno grande, quello di vedere al più presto la Palestina libera. Il popolo palestinese desidera vivere libero sopra la sua terra come tutti i popoli del mondo. Noi desideriamo costruire la nostra casa, far crescere i nostri figli sulla nostra terra. Noi siamo un popolo che non sa che significa odiare, ma noi resistiamo. È l'amore per la vita, è l'amore per il futuro, per la libertà. Vive una condizione internazionale di impunità, di non contestazione da parte della comunità internazionale, e noi siamo qui a ribadire il fatto che invece i diritti umani non sono negoziabili. Questa cosa è inaccettabile. Dell'antisemitismo, perché anche gli arabi e anche i palestinesi sono semiti. La loro storia, che non gli ha insegnato niente, anzi, stanno facendo peggio dei loro sterminatori. A un altro popolo che è, come tutti i popoli, diritto a tutti i popoli, diritto di libertà, a dignità, di esistere. Sono fiera di esserlo e sono stata adottata 23 anni fa, sono venuta in Italia che avevo solo un mese. Sono stata molto fortunata, sono tornata in Palestina a Betlemme solo 4 anni fa e mi è capitato di stare nell'orfanotrofio dove ero io piccolina. È stata un'emozione grossa perché io mi sono sentita fortunata e mi sono chiesta, per gli altri bambini che sono lì, che potrebbero essere miei cugini, miei fratelli, non lo so, cosa succederà. Quindi vi ringrazio per essere qui, perché ci aiutate a dare voce al nostro popolo, al mio popolo, che non ha avuto voce da molto tempo, e chissà, magari questi bambini saranno fortunati come me. Grazie.
complice con il massacro, un governo e un Parlamento che non sanno dire nulla su quello che sta avvenendo in Medio Oriente, che anzi continua ad armare tutti i potenti di quella zona. È per questo che noi lottiamo in favore della Palestina. I palestinesi non solo sono vittime, sono persone come noi che producono cultura, musica, pensiero, azione, lotta, come tutti quanti gli altri popoli del mondo. Partecipa a questa manifestazione, vogliamo che a Gaza sia finalmente tolto quell'infame assedio, vogliamo che la Palestina sia libera, vogliamo che sia smantellato il muro e che non ci sia più l'apartheid, vogliamo che ci sia una Palestina libera e che i diritti umani e politici dei palestinesi siano rispettati. Lotteremo sempre per questo e per questo motivo che abbiamo partecipato a questa manifestazione e noi ci siamo e ci saremo sempre. Grazie, viva la libertà contro ogni tipo di dittatura, ogni tipo di nazismo, ogni tipo di fascismo, viva la Palestina, sarà la patria di tutti i laici, di tutti gli atei, di tutti i musulmani, di tutti gli ebrei, di tutti i cristiani, ma basta che loro vogliono rispetto, vogliono fraternità, vogliono amore verso il loro prossimo. Viva la nostra umanità, viva la giustizia. Che la Palestina non è solo quando scorre il sangue, ma la Palestina è un problema che continua a esistere finché esiste l'occupazione israeliana. Diamo ora la parola all'ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, la dottoressa Amal Kele. Niaman al-Mudran e la Rocca Bushi. Qua con noi stasera c'è il vescovo di Gerusalemme, Ilario Cabucci, che lo salutiamo caldamente, quindi vi prego di fare un applauso caldissimo. أود بداية أن أرفع لكم الكوفية الفلسطينية. Per prima voglio sventolare la kefia palestinese in alto, tutti in alto con la kefia palestinese. لأنها تعبيرا عن حرية الشعب الفلسطيني. Alzo in alto perché è il simbolo della libertà per il popolo palestinese, è un simbolo di lotta. لتنسيقية الجاليات الفلسطينية في إيطاليا التي نظمت مظاهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا. Ambasciatore dello Stato palestinese, ringrazio il coordinamento delle comunità palestinesi in Italia
che ha organizzato questa manifestazione oggi. Il mondo si deve assumere le sue responsabilità e ci deve dire a noi palestinesi quando finisce questa occupazione, perché siamo stufi di questa occupazione. Noi vogliamo assolutamente i nostri diritti, i diritti dei palestinesi. Basta con l'occupazione israeliana. وسيلي ذلك خطوات دبلوماسية عبر الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين. Noi continueremo con interventi diplomatici in sede ONU. Chiederemo una risoluzione al Consiglio di sicurezza di assumere anche esso una responsabilità per finire questa occupazione. والقانون التي تعتبر به الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي أراضي دولة فلسطين المحتلة ويجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. Noi vogliamo uno Stato palestinese indipendente fuori, cioè le colonie fuori da questo Stato, non vogliamo nessun colono nel nostro territorio, vogliamo uno Stato indipendente, laico, con Gerusalemme capitale. وسنسمعها من هذه المظاهرة التي ابتدأت بدقات هذا التحرير. E adesso cominciamo a sentire gli inni, i battiti di questi laccetti dell'orologio per arrivare all'ora finale dell'istituzione dello Stato palestinese, della sua realizzazione. Viva Palestina libre! Viva! Viva l'Italia! Viva la Palestina, viva l'Italia! Grazie a tutti voi! Grazie! Mi permettete di salutare un'altra compagna che passa la maggior parte della sua vita a casa, la compagna Rosa Schiano, che sta in mezzo a noi, che trasmette ogni giorno i suoi sentimenti e quello che succede a casa. Io voglio dire a Israele che senza liberare i prigionieri palestinesi, che io porto sempre la loro bandiera, senza l'esmaltimento degli insediamenti nella Cisgiordania, senza Gerusalemme e soprattutto senza il ritiro completo e incondizionato di Israele del confine dello Stato palestinese, loro non avranno pace. Allora Israele, che incanta sempre con questo slogan sicurezza, sicurezza, e oggi a voi dico e a loro dico, chi sostiene la sicurezza di Israele appoggia il genocidio del popolo palestinese. Questa è la verità, questo che bisogna dire. A dirlo alla comunità europea, se volete parlare di pace, parlare di giustizia, parlare di diritti, dovete prima risolvere la questione palestinese. Israele, amici miei, non vuole la pace, perché è molto facile ritirarsi dai territori. Vuole continuare a vivere questa situazione perché ne guadagna economicamente, politicamente, per dimostrarsi sempre vittima. Oggi la vittima è il popolo palestinese, ma una vittima che sta cercando di sollevarsi, e io vi assicuro, grazie a voi, che noi un giorno avremo una Palestina libera, democratica. Grazie. Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera.